San Siro è carico. È l'ultima gara che l'Inter gioca davanti ai suoi tifosi in questa stagione. Poi due, diciamo, trasferte, una a Torino, quella dorata di prestigio, a Istanbul la finale di Champions League. La carica di Acerbi. Ultimi pensieri per Mario Pasalic, quello che è stato il suo stadio. Tutto pronto per Orsato. In tribuna c'è anche Cuccio Cambiasso con il piccoletto. La dirigenza dell'Inter. Si può cominciare, siamo dentro. Inter-Atalanta, buon divertimento. D'Ambrosio. Scalvini ha recuperato, cerca subito Højlund. Palla che arriva a Onana. Bastoni. D'Ambrosio, largo Dumfries, controllo, sguardo profondo, torna ancora da D'Ambrosio, il capitano per Onana. Bastoni, alto Koppeiners, Bastoni va profondo da Lukaku, la sponda per Lautaro Martinez che prova a mandarlo. Lukaku può andare, Lukaku contro Sportiello, lo punta, lo salta, Lukaku al primo minuto di partita e subito luna piena, scambio Lukaku, Lautaro. E sì, va in doppia cifra, pur in una stagione che sembrava stortissima. Big Rom, Lukaku, 1-0. Bastoni verticale per Lukaku, la sponda per Lautaro che guarda in avanti, disegna l'attraversamento pedonale, superato Sportiello. Facile facile poi mettere in rete il decimo gol in campionato. Da aprile questo è l'undicesimo gol a cui partecipa nessuno come lui in Serie A Team. Esulta anche Inzaghi e gara subito inclinata dall'Inter. Toloi. Lautaro per Brozovic. D'Ambrosio. Dumfries. Ancora D'Ambrosio. Bastoni. Onana. Brozovic. Di nuovo da Onana. Dumfries. Lukaku. Tira a distanza Scalvini, appoggia per Lautaro che vuole cambiare subito. Grande idea Di Marco. Controlla, calcia Sportiello. Lautaro la tiene in area. Ancora Di Marco. Di Marco, Sportiello. Poi Barella. Per il 2-0. Che inizio dell'Inter a tavoletta, prima Lukaku e poi Barella, accelerazione devastante. Digiuno, Nick Barella non segnava da ottobre, aggiorna così il suo estratto conto, arriva sulla respinta di Sportiello, si coordina, destro potente, tocco sul palo e palla in rete.